E anche l'inquadratura è parecchio storta, ma ci piace così questa Non volta. è storto. Ecco, è dritto. Viene Voleva rimuovere la il risolta. presente. Ciao Edrini! Bentornati alla nuovissima puntata della A&D Academy. Vlog nel Tempio di Edra, via Regina 31, Furio Camillo, 00181, Roma. Con quanto entusiasmo lo ha Perché mi detto. stavo mettendo questo capello proprio vabbè. Guardate i miei che bei capelli che ho, guardate. Non ci vedo più. Non mi Hashtag poracci proprio, perché se vedete il primo video, cioè di quando abbiamo iniziato, tutti belli, con i capelli messi Sì, bene, ma adesso siamo proprio. diventati barboni. Anche noi. Ah no, anche noi abbiamo fatto un giro. Sto giusto perché oggi se non si tiene. Oggi Entriamo a gamba tesa. entriamo a gamba tesa perché abbiamo, non abbiamo, cioè abbiamo un artista, ma abbiamo un artista Che che vuole presenta formare, artisti. Che presenta artisti formandoli. che presenta artisti formandoli e spingendoli verso il mondo del lavoro. Quindi bando alle ciance, ciancio alle palle. Ho Esatto. fregato la battuta, facciamo entrare È con noi Marco! Marco. Fatti pure là. Dici chi sei, cosa fai, da dove vieni? Va bene, Un fiorino. allora mi chiamo Marco, vengo da Milano, da 10 anni che sono a Roma, che fa spettacolo appunto, sono diplomato all'Accademia Achille Togliani. Avanti, sono diplomato all'Accademia Achille Togliani, di recitazione e canto e al DAMS di Roma 3 per quanto riguarda il teatro e il cinema. Da 10 anni faccio spettacolo, teatro, ma soprattutto cinema, ho fatto fiction che poi te daremo un breve cenno, visto che ho mandato il video. E ho fatto diverse fiction, ho fatto diverse cose, nel mondo dello spettacolo, canto da anni e da qualche anno ho aperto una società a Malta. Però abbiamo aperto un'agenzia di viaggio con poi mio padre, ma soprattutto un'agenzia di spettacolo, visto che siamo nel mondo dello spettacolo. E da quest'anno, attenzione, qua sono guidato, perché sono qua, Esatto, perché vogliamo mi hanno lanciare. detto che tu formerai artisti Esatto, nel perché settore del canto. Quindi abbiamo una nuova scuola di canto diversa dalle altre. Vuoi sapere perché? sì, autointervista ti No, intervisto. perché è diversa dalle altre? Perché è diversa dalle altre? Soprattutto perché, vabbè, la formazione che diamo è quella professionale, abbiamo docenti altamente preparati, professionali, con esperienze che provengono dal mondo di X Factor, di talent come X Factor, amici e altri insegnanti professionisti che hanno esperienza anche in propedeutica per bambini, quindi è importante questo. E oltre a dare formazione base, quindi la tecnica del canto, della voce, della respirazione, diaframma, tutte le tecniche come cantare, quelle basilari di un corso di canto, noi ci vogliamo un po' puntualizzare sull'alunno. Quindi diamo soprattutto una preparazione per chi vuole entrare, ai 15, 16, 17 anni, che vorrebbero entrare a far parte del mondo di Amici, di X Factor, Castel Cavo, Sanremo, insomma, questi talenti e occasioni per cantare, ma non solo. Perché su Quindi, richiesta. scusa, quindi in questo caso sarebbe una sorta di preparazione Sì, a preparazione, provino, provini di diciamo. amici di X Factor, di questi talenti che vuole entrare, quindi proprio dedicati a questo, quindi con una presenza sul palco, presenza scenica, in tutto ciò che riguarda un po' il palco e come si affronta un provino. Cerchiamo di spingerli, ma la differenza è che non tutti, li spingiamo proprio a botta. Però non tutti magari vogliono andare ad Amici, magari c'è gente che ha 35 anni e ha altri interessi, o gente che vuole fare altro, quindi di cui parliamo nel mondo anche del musical, del teatro, ma soprattutto se l'alunno dice guarda io voglio fare questo nel canto, mi piacerebbe intraprendere questa carriera nel canto, faccio eventi, voglio fare teatro, voglio fare musica, noi prepariamo proprio perché siamo comunque aperti a 360 gradi, quindi quello che vuole fare il nostro alunno, noi lo prepariamo nel mondo del canto su questa specifica parte, quindi non solo Amici, X Factor, Talent, ma anche teatro, musical, tutto ciò che può venire fuori. E soprattutto, quello che ci differenzia, che non c'ha veramente nessuno, ce l'ha, noi diamo anche una base manageriale, con un management artistico, Questo è accompagniamo gli importante. artisti da lì da zero fino alla carriera futura eventuale, con serate, anche serate social, perché no? Perché la nostra e voglia, diciamo, di creare una famiglia, quindi di divertirsi anche insieme, di stare insieme, quindi serate social e serate di eventi dove gli artisti possono cantare, presentarsi e magari anche guadagnare qualcosina perché non iniziamo Certo. a prendere mano. Ecco, questo è importante, soprattutto se dice manageriale che accompagna, soprattutto
sull'organizzazione degli eventi, ma non solo, anche a livello amministrativo commerciale, come gestire i contratti, è molto importante, per non essere fregati nel mondo dello spettacolo. Contratti, quindi un'assistenza, esatto, quindi un'assistenza anche a livello commerciale e soprattutto amministrativa su quanto sarebbe importante anche i contributi. E se uno dice guarda io ti do 1.000 euro, uno accetta, si fa 6.000 euro, ma stai attento, sai quali sono i rischi. E poi la finizione, quindi è importante un accompagnamento preciso anche per il bene dell'artista soprattutto. Certo, e poi ci dicevi una cosa importante, che gli artisti, che cioè i ragazzi o meno ragazzi che parteciperanno, che saranno studenti in questa scuola, saranno più seguiti perché ogni classe ne contiene pochi. Sì, sì, è vero, perché la nostra pluralità è ogni classe, saranno formate da diverse classi da massimo 5 alunni. Quindi sono due volte a settimana, durata 90 minuti la lezione a volta, e con classe di massimo 5 persone. Poi, come extra, per chi vuole, per chi volesse, che su richiesta facciamo anche lezioni private, naturalmente fuori da questo contesto, quindi non è incluso, le lezioni private sono extra, però chi vuole, guarda, io voglio anche un paio d'ore al mese di lezioni private, e vediamo insieme e organizziamo, facciamo anche questo servizio. Però le classi massimo sono 5 persone, in modo da poter seguire ogni uno personalmente e guidarli verso comunque il percorso artistico che devono fare. Marielle, dimmi, iscriviamoci insieme e andiamo ad Amici, facciamo un duetto. Allora, uno sì, sono iscritto insieme, ma Amici penso che l'età è passata, eh. Allora, abbiamo X Factor. Andrebbe bene. Perché Amici abbiamo una con l'età media di 25 anni, se anche sei ore, però l'età media del gruppo è meno, quindi anche quella potrebbe essere. Tu ha detto 25 anni? No, 33 dovrebbe essere. Se non sbaglio è 33, quindi un gruppo che ci sono. Io, tu, Osue. Anche una over, ma gli altri più bassi, la media di quanto arriva già 33. Una over da Giacomo Agato. Over di 33. Vabbè, già 5 ce l'abbiamo. Esatto. No, già la sono over, ma questo lo vabbè. Francesca. Francesca. Poi ecco, l'importante è che non c'è nessun casting da fare per entrare nella scuola, okay. Perché l'età, ecco, cosa importante, l'età è da un minimo di 6 anni, quindi da 6 anni in su. Quindi abbiamo insegnanti che formano a livello superiore tutti i bambini, proprio per crescere da zero, dall'inizio, fino in su, piano piano, per proprio accompagnare tutto il percorso artistico. Adolescenti, 16 anni, 17, 30, 33, non c'è limiti, da 6 in su senza limiti. Quindi chi non può, come te per esempio, che non puoi andare all'Amici, ma ci sono altre possibilità, c'è X Factor, c'è The Voice, magari uno gli interessa fare anche teatro, musical, quindi per esempio non è detto che uno deve per forza andare all'Amici. Quindi adesso vi facciamo vedere chi è Marco, e 3, 2, 1, Arte in Forno! Dopo l'arte di Marco, c'è sempre seduto. Bene, quindi non so cosa manca, abbiamo detto tutto. Dove possono? Allora, la sede sarà sicuramente a Roma. A Roma, probabilmente se riusciamo a prendere il negozio sarà qua vicino. Quindi in zona Bene, saremo anche vicino a noi, da voi. Qualche collaborazione? Assolutamente sì. Ecco, soprattutto bravo, mi ha dato lo spunto, perché bravo è una cosa molto importante per la collaborazione anche tra le associazioni italiane, ma soprattutto gli alunni, tutti i nostri alunni potranno collaborare con noi in futuro, quindi siamo anche aperti a collaborazioni, quindi l'alunno che una volta che è formato vuole fare la carriera, collaborare, diventare professore, insegnante, o comunque avviarsi anche al mondo del lavoro in una forma diversa di collaborazione, siamo aperti a tutte le forme di collaborazione, perché l'unione fa la forza, quindi in qualsiasi forma collaborazione al massimo, non solo formazione ma collaborazione. E allora, quindi come dicevo, Roma è soprattutto cosa importante vicino alla metro, perché Fulvio Camillo con gli Albani siamo vicino alla metropolitana, accessibile ai mezzi, quindi anche comodo come orari. Ok, dai qualche contatto tuo? Sì, allora il sito web www.maoliservice.net/vocalschool, lo trovate in sovraimpressione, adesso ve lo ripeto, www.maoliservice.net/vocalschool.
mavoliservice.net/vocalschool. Poi abbiamo per le iscrizioni anche un indirizzo email che è iscrizioni.vocalschool@mavoliservice.net. C'è qualche secondo per scrivere, ve lo ripeto, iscrizioni.vocalschool@mavoliservice.net. Marco, c'è anche una novità sì, di questa scuola? È una novità più che della scuola, della società, ma che è legata comunque alla scuola di canto. Naturalmente la grossa novità è che siamo anche una piccola etichetta discografica, però logicamente piccola etichetta discografica per i cantanti, perché essendoci da sole le grandi scuole iniziamo dal piccolo e poi c'è questa concorrenza. Però la grossa novità è che non esiste in Italia, che noi siamo il primo in assoluto ad aver fatto questa cosa, l'etichetta discografica per ballerini. È una grossa novità, stiamo tentando di riuscire a farci conoscere anche la vice, perché è fondamentale, però non solo. L'etichetta discografica per ballerini è fondamentale perché non esiste. È importante che i ballerini si mettano a confronto anche con i cantanti, visto che amici sta facendo anche questa cosa, ma io mi penso a proprio ballerina che si vede che c'è il cantante che è uscito di inedito, che è uscito il CD, contentissimo, c'è la radio e tutto, e il ballerino è niente. E allora con questa etichetta discografica lo scopo è dare visibilità al ballerino, non potrà andare alla radio perché siamo un video, però certo, saranno dei video di 18-20 minuti con 3-4 coreografie inediti di ballerini. E noi abbiamo già accordi con le varie distribuzioni per uscire a Rizzoli, a Feltrinelli, alle grandi distribuzioni come qualsiasi casa discografica. Faremo dei grandi eventi, quindi faremo un evento di presentazione, anche dei premi, faremo anche dei premi, soprattutto ecco, la nostra società metterà in pagina anche dei premi per il miglior ballerino, il miglior cantante, anche all'interno della scuola. E con questa etichetta discografica con ballerini vogliamo un po' dare più visibilità ai ballerini e più importanza al ballerino. Quindi molto importante non solo per amici, spero che qualcuno degli amici della produzione mi stia ascoltando e mi convochi, e però a parte questo per tutte quelle competizioni nazionali che c'è bisogno di ballerini. Per i ballerini è fondamentale mettersi in mostra e questa è una delle forme per metterli un po' a fianco ai cantanti. Nuova etichetta discografica per ballerini, Mavoli Dance Service, cantanti Mavoli Music Record, sempre legati alla nostra società e alla nostra scuola di canto. Anche perché la speranza del prossimo futuro, se non viene la scuola di canto, di espanderci, devo un bel più grande, non solo fare la scuola di canto, ma a una scuola di ballo, di ballerini, abbiamo già qualche insegnante che abbiamo già sentito. Anche perché non solo deve fare musical. Eh sì, musical è importante, ballerini, ma soprattutto essendo un attore, anche la scuola di recitazione, perché no? E quindi un po', come dicevo, a 360 gradi nel campo dello spettacolo. Quindi partiamo col canto in piccolo, ma se riusciamo partiremo anche con i ballerini, con l'etichetta discografica per i ballerini ci sarà questa novità e anche la recitazione, perché comunque essendo attore è interessante di questo. Quindi comunque l'importante è che diamo una forma allo spettacolo a 360 gradi, partendo dal canto, ma con la vita poi di, con le varie collaborazioni anche con la vostra associazione di espanderci. Ottimo. Esatto. Iscrivetevi alla scuola, e al canale. E al canale. No, vabbè, iscrivetevi alla vostra, alla sua scuola, e soprattutto chi vuole partecipare ad Amici X Factor, perché... Ma non solo chi vuole fare teatro, musica, certo, insomma, sì. Chi vuole cantare, ecco, per qualsiasi motivo, vuole una formazione... Una scuola nuova. Precisa, sì. Nuova all'avanguardia, con docenti professionisti che sanno anche cos'è Amici, perché ci sono stati, cos'è X Factor, quindi hanno una preparazione anche competitiva per i bambini, quindi comunque la cosa importante, vai, per tutti i minorenni, quindi a partire dai bambini a 6 anni fino ai 18 anni, la cosa 18 anni non compiuti, importantissimo, è l'autorizzazione firmata di entrambi i genitori, questo è fondamentale per tutti i minorenni, ci vuole anche la documentazione, basta una delega, autorizzazione con un documento firmato dai genitori, tanto questo è fondamentale. Potranno trovare tutto sul sito, certo. Perfetto Marco, grazie di essere stato qui. Grazie a te. Ciao. Arrivederci. E quindi niente, iscrivetevi al canale qui sotto a me. Visitate la nostra pagina Facebook, E come diciamo sempre, tante belle cose. Ciao!